Eccoci qui ragazzi, finalmente questo video me l'avete richiesto in tanti. Buongiorno, sono le 7 meno 10, ho fatto colazione come sempre alle 5 e mezza, due gallette, un uovo e 190 grammi di albumi. Poi ho studiato un po', ho fatto le mie cose, ho accompagnato appena mamma al lavoro e sono già in palestra, ora le 7 meno 10, non è da me, e devo fare il mio cardio del giorno off. Cardio del giorno off di questi mesi sarà sempre più o meno su questa metodica. Allora ve la spiego brevemente e poi ve la faccio vedere perché è bello, è bello, è bello. Allora farò 6 Tabata, ve ne faccio vedere 3 perché poi li ripeto nello stesso ordine. 6 Tabata, gli esercizi poi nel caso ve li metto quando li faccio, mentre scorre la clip ve li metto su e vi metto tutto comunque in descrizione, tutto l'allenamento. A recupero tra ogni Tabata 1 minuto e quindi questo qui è. Se mi chiedete cosa sono i Tabata e tutto, ve lo vedete fra pochi secondi. Cosa importante, cerchiamo di non morire perché vorrei proseguire il video e questo video lo dedico al mio amico Nick, che anche lui sta facendo questo mio stesso protocollo di allenamento nei giorni off. Io ve lo consiglio tantissimo, specie il reverse, ne ho parlato nell'ultimo video, quindi abbasso la camminata in salita, diamoci sotto e eliminiamo questo grasso. Hellcat.
like a Hellcat. Adesso ripetiamolo. Se sto vivo ci vediamo dopo. Ragazzi, sono vivo. Comunque, devo andare a fare il post workout da urlo oggi. Voglio provare una nuova combinazione per fare il gelato. Vediamo un po' se esce, perché lo voglio provare a fare senza yogurt. Ho calato un po' l'ighetto le proteine del pasto e vi faccio vedere il tutto e soprattutto i topping, perché ho dei topping spettacolari. Se urlo è perché qui c'è un complotto e c'è il decespugliatore sotto che sta tagliando l'erba. Comunque, il gelato già è quasi tutto nel bimby, ora lo vado a fare e vi faccio vedere i topping. Ho del farro soffiato e ho dei cirios proteici, questi qui, che ho preso, come avete visto negli scorsi video, da Pure Body. Vi consiglio di dargli un'occhiata allo store. Sono questi qui. I macros sono, vediamo se ve li faccio vedere. Beh, macros interessanti. Questi qui che vedete qui che riempiono sono 45 grammi. Dicevo, macros interessanti e mi permettono così di calare le proteine in polvere da mettere nel gelato e mangiare più cereali. Quindi come topping. Questi sono i topping, la pesca congelata a 200 grammi ce l'ho qui, ora l'andiamo a prendere. Poi all'incirca 80 ml, 100 ml di acqua e i soliti cubetti di ghiaccio. Comunque tutta la ricetta, tutto il procedimento lo vedete nel video che ho postato pochi giorni fa, poche settimane fa. Si chiama tutorial gelato e basta scorrere, comunque ve lo metto anche in descrizione. Noi ci vediamo direttamente col prodotto finito, speriamo esce qualcosa di buono e di sostanzioso. La dieta, ragazzi, ci tocca una goduria. Sti cereals sono più buoni di quelli normali. Volevo girare il video fuori al balcone perché c'è veramente un bel clima, ma ho il giardiniere che continua da stamattina a tagliare l'erba, quindi entriamo dentro, vi dico un po' di cose che questo video vuole trattare solo dei Tabata e dell'allenamento che voglio assolutamente consigliare. Allora, leviamo il project
Exercise, ce l'avevo qui, stavo leggendo un po' di cose. Vi volevo parlare un po' dei Tabata, e perché vi ho fatti vedere stamattina, ovviamente il video si incentra su quello, no? Spero che non si senta il giardiniere, mamma che fastidio. Perché vi consiglio i Tabata? Specie in definizione, specie in definizione anche in massa e soprattutto in reverse. Quali sono secondo me, e quali sono secondo anche la scienza, perché io comunque le ho lette lì le informazioni, le ho lette da... dai vari libri che sono ovviamente che riportano poi gli studi scientifici che si riferiscono a tale metodica. Quali sono i benefici? Ne parlavo anche nel video della reverse. Il beneficio più importante è quello che il Tabata come esercizio ad alta intensità unisce l'allenamento dei tuoi metabolismi, quindi del metabolismo aerobico e del metabolismo anaerobico. Cosa che se fate un allenamento cardio state state, quindi la classica camminata in salita che io odio, non vai a prendere il metabolismo anaerobico, no? Non vai ad alzare i battiti cardiaci al punto tale di sfruttare al massimo la tua capacità anaerobica e quindi quella sensazione di cuore in gola, no? Quella che avevo io stamattina dopo il terzo Tabata. A parte questo penso sia un punto fondamentale. Perché? Perché ci fa capire che andando ad attivare quello che è il metabolismo anaerobico prevalentemente andremo a bruciare un numero di calorie non solo superiore durante quei 20 minuti concentrati, ma soprattutto, cosa fondamentale ragazzi, le calorie bruciate dopo l'allenamento. È una cosa fondamentale. Perché seppur un allenamento di cardio di 60 minuti magari va a intaccare il cosiddetto metabolismo di acidi grassi, quando termina lì è finita lì. Noi invece dobbiamo concentrarci sul bruciare di più dopo, quindi a riposo, bruciare i grassi a riposo e i carboidrati durante l'esercizio. E per far questo ci focalizziamo durante l'esercizio, durante l'allenamento, sul metabolismo anaerobico. Quello che mi preme dire è che cosa fondamentale di questa esercitazione sono i 10 secondi di recupero e i 20 secondi, perché i 10 secondi ci devono permettere di recuperare quel tanto che basta per fare i 20 secondi al massimo. Altra considerazione sui Tabata, consiglio per gli esercizi, variateli. Io stamattina sono in palestra con una mia idea di esercizi che varierò quando rifarò l'esercitazione dei Tabata, che la faccio ora 3 volte a settimana, faccio sempre 6 Tabata, varierò gli esercizi perché non voglio abituare il mio corpo agli stessi gesti motori. Quello che vi posso consigliare è scegliete esercizi che si completino l'un l'altro durante lo stesso Tabata e soprattutto esercizi multiarticolari, perché il dispendio calorico è maggiore. Non mi fate Tabata con il plank in super serie col sit up, non serve a niente ragazzi, fondamentalmente non serve a niente. Fate burpees, fate jump squat, fate push up, fate i mountain climbers, fate questi esercizi qua ad alto impegno energetico. Io vi straconsiglio i Tabata ragazzi, danno veramente tanto risultati, permettono un minor stress, perché ragazzi non so voi, ma a me stare 20 minuti a camminare sul tappeto mi disturba la testa proprio, cioè a me 20 minuti, stare 60 minuti sul tappeto mi distrugge psicologicamente proprio prima di iniziare, mentre sapere che comunque io in 30 minuti, cosa che ho fatto oggi, mi devo sfidare me stesso a fare magari più ripetizioni di un determinato esercizio, mi motiva di più. Sapere che posso allenarmi dalle 7 alle 7 e mezza, lavarmi alle 8 e essere già pronto, mi motiva di più. E, per me è veramente, veramente la manna dal cielo fare questo. Farò questo programma tutta l'estate, il mio obiettivo è passare dai 6 Tabata che ho fatto stamattina ai 10. Vi consiglio di iniziare con un numero che va dai 3 ai 4 Tabata, magari andando con un recupero di 2 minuti tra i vari Tabata, quindi 4 minuti, 2 minuti, 4 minuti, e cercate di migliorare le vostre prestazioni, anche una sfida contro voi stessi, no? Se camminate sul tappeto che fate? Cioè prima o poi arrivate a camminare a fare le maratone? Ragazzi, io penso che questo video sia stato molto molto lungo, già volevo parlarvi dei Tabata, vi ho fatto vedere il post workout col gelato perché mi è venuto in mente mentre mi lavavo cosa mi mangio ora, mi vado a mangiare le uova, no, facciamoci un gelato, c'avevo la frutta congelata, lo yogurt ho provato a non utilizzarlo, è venuto veramente bene, molto meno pesante, sto eliminando i latticini per mie problematiche digestive e ora devo fare lo spuntino. Vi rimando al prossimo video. Settimana prossima vado all'allenatore, penso questo video uscirà martedì mercoledì, quindi il prossimo video che vedete probabilmente
o il prossimo fra due video sarà con lui e col mio amico Mattia. Ora farò lo spuntino, non so ancora cosa mangerò, penso qualcosa con questa droga qui, crema mandorle e fava tocca. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Spero che il protocollo sia stato chiaro. Per qualsiasi domanda, giù nei commenti, iscrivetevi al canale. Alla prossima!